momento è una cerimonia importante che abbiamo voluto insieme al consigliere Pisani, che si è interessato della realizzazione della stele, e vogliamo che in qualche modo venga messo in risalto tutto ciò che il comandante De Grazia ha fatto in questo territorio e per la nazione stessa. Appena ci siamo insediati, la prima cosa che abbiamo fatto, abbiamo voluto con il sindaco onorare la memoria del comandante De Grazia. L'intitolazione era già stata fatta, era stato fatto anche il decreto prefettizio, mancava l'inaugurazione, quindi la stele che ho fatto realizzare da un artista locale. Questa sera a tutti quanti commemoreremo la buon'anima del comandante Natale De Grazia, una persona che veramente si è dato tanto da fare col suo cumulo investigativo. È riuscito a scoprire il traffico delle navi dei veleni, perché lui ha iniziato seguendo i soldi, come faceva anche Falcone e Borsellino, no? Ha iniziato seguendo i soldi perché i Lloyd di Londra hanno visto che c'erano parecchi affondamenti, non solo nel Mediterraneo ma anche in Italia, addirittura si parla di una quarantina, cinquantina di navi lungo le coste italiane. E quindi questi incassavano due volte, cioè prendevano i soldi del traffico che facevano, dei rifiuti radioattivi, e prendevano anche i soldi dell'assicurazione. È partito di là e ha scoperto tutti questi traffici illeciti. E poi diciamo che a mio avviso non è morto misteriosamente, come si dice, per un infarto, ma poi nell'autopsia è stato trovato del veleno, hanno visto che effettivamente aveva il volto tumefatto, aveva pure dei segni di tortura vicino alle ascelle, un po' all'addome. E lascia pensare che sia stato ucciso e non morto di infarto. Io sono onoratissimo di tutto questo, veramente emozionato anche. È stata una serata veramente coinvolgente. Ringrazio tutti perché non me l'aspettavo così coinvolgente, in effetti. È davvero bello vedere questo spirito nelle persone, questa voglia di andare avanti. E anche Andrea è stato molto, insomma, sì, mi hanno trasmesso davvero tante, tante emozioni, e la stella è davvero impeccabile. Ringrazio davvero tutti e sono sempre più onorato di tutto questo e di essere il figlio di Natale De Grazia. La verità è, noi la inseguiamo da quasi 30 anni. Non abbiamo perso le speranze, ma penso che molte cose cambino. In 30 anni si può fare molti occultamenti, si possono fare molte, diciamo, si possono cambiare molte carte in tavola, ecco. Quindi ovviamente noi non abbiamo mai smesso di cercare la verità, però penso che continueremo e invecchieremo e ancora non l'abbiamo nemmeno sfiorata, purtroppo. Però questo non ci abbatte, io spero sempre che ci siano persone con un cuore grande, che amino il mare, che amino la natura e che possano andare avanti e che non permettano determinate cose, perché questo è il nostro mare ed è giusto difenderlo con tutte se stesse.